Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Helen, che mi chiede di parlare del film di Ron Howard del 1992, Cuori ribelli, con la coppia Cruise Kidman. È un film avventuroso che narra le avventure di Joseph Donnelly, giovane irlandese di belle speranze ma senza una lira, che va in America, fugge in America con questa scena, una bellissima ereditiera, che però ha aspirazioni anticonvenzionali, vorrebbe avere un pezzo di terra e tutto il resto, e quindi decide di andare in America insieme a, appunto, al personaggio interpretato da Tom Cruise. Lì diventeranno amici e poi scoppierà l'amore, insomma, in mezzo ai cavalli, in mezzo alle gare, in mezzo alle corse, per avere del terreno nell'Oklahoma e tutto il resto. Una storia lunghissima, 2 ore e mezzo, del quale andava sforbiciata almeno mezz'ora. Ron Howard qui gira in 70 mm, i costumi e le scenografie sono ottimi, i paesaggi sono bellissimi, ma mamma mia, Cruise è imbambolato, la Kidman li va via 140 volte ed è bellissima, Cruise è imbambolato e poco in parte, e poi il film dovrebbe avere un affiato epico molto più ampio, dovrebbe avere una voglia di raccontare molto più potente, invece il tutto si riduce poi a una storiella d'amore, tanto cazzi per poi ridursi a una storiella d'amore, e quindi tutto il pathos scrolla. In un certo senso il film certo ha delle musiche non male, ma sono troppo pompose, troppo presenti. È un film che non definirei brutto, perché i film brutti sono altri, sono i classici film modesti che guardi una volta, lo vedi al cinema, poi l'ho rivisto un VHS e manco me lo rivoglio rivedere. C'è un classico film che mi ricordo e per quel che mi ricordo faccio questa mini recensione. È il classico film d'avventura che guardi una volta e che dici boh, potevano benissimo far di più. Ron Howard si dimostra al solito regista bipolare che può fare ottimi film, film di merda e film modesti come questo. Naturalmente la sua tecnica non è in discussione, non è in discussione la tecnica della fotografia né del montaggio tutto il testo, ma è in discussione l'idea proprio della sceneggiatura, una sceneggiatura che sta poco in piedi per una storia tutto sommato guardabile. Non è un film orribile, ma è anche uno di quei film, insomma, che lasciano, come si dice, il tempo che trovano. Insomma, sono lì, li guardi e per molti diventano cult, perché un cult è diventato assoluto, per chi magari era ragazzino in quegli anni, magari chi aveva 10 anni, 13 anni in quel periodo, si poteva anche affezionare. Io purtroppo ne avevo 20 e a me questo film, tipo di film, mi fregava già poco. E poi così, cioè, mi aspettavo un'avventura epica, qualcosa di più doloroso, qualcosa di meno roba da Harmony, insomma, sembra un fumetto Harmony messo su cavalli per cercare terreno. Io, insomma, classico film che non fa proprio per me, non è proprio nelle mie corde, e che probabilmente vedo con lo sguardo sbagliato, perché molti lo amano. Sta di fatto che io non lo amo per niente, per me è un film modesto, ma che ha comunque delle qualità tecniche indiscutibili. Comunque il link è qua sotto, il Patreon per donare qui, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fate quello che vi pare, e se siete fan della Cruise e Kidman e magari non avete mai sentito nominare questo Cuori ribelli, se siete fan di Ron Howard forse sì, qui sotto c'è il link, compratelo, fate quello che vi pare, io non ve lo consiglio perché secondo me non è assolutamente un film da avere, però chiaro è solo e soltanto il parere di un bibliotecario.